oggi spariamo i fuochi d'artificio. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, oggi spariamo i fuochi d'artificio. Perché? Perché ho fatto una piccola creazione seguendo un po' la tecnica dello scrapbooking, un po' la tecnica del riciclo, come tanto piace a me, con i materiali della Bobanni. Infatti sto partecipando al contest Bobanni per diventare una creator del team Bobanni e così ho voluto condividere con voi il progetto che dovevo fare. E ovviamente tutto il materiale che mi vedrete usare in questo video mi è stato mandato dalla Bobanni proprio per partecipare a questo contest. Io sto partecipando proprio perché mi piace un sacco scoprire tutti questi nuovi materiali che sono ancora un po' lontani da me. Io non sono una scrapper, sono una creativa, quindi prendo tutti questi materiali e ovviamente li riutilizzo a modo mio e chissà che faccia faranno anche lì a vedere la mia creatività scoppiettante. Allora, io ho voluto prendere spunto dal leitmotiv delle carte che mi hanno mandato, che come vedete sarà uno stile celebrativo, di festa, di fuochi d'artificio, e prendo proprio ad esempio uno dei loro razzetti disegnati nelle carte per creare una lampada notturna per accompagnare nel dolce sonno i nostri bimbi. Una lampada notturna che funga da compagnia per il bimbo, che sia bellina da vedere e ispiri anche la fantasia del bimbo e soprattutto che proietti nel soffitto tanti fuochi d'artificio. Volete vedere come è fatto? Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare insieme il razzetto che spara fuochi d'artificio. Ed ecco l'occorrente per il nostro progetto razzo da notte che spari fuochi d'artificio e che dia un po' di luce alla cameretta del nostro bimbo. Allora, una pistola a caldo con relative stecche, una bottiglia di plastica rigorosamente con collo a V e trasparente, qualche smaltino per unghie colorato e uno trasparente, un paio di forbici, un paio di forbicine, un laccetto, io ce l'ho bianco e rosso ma potete usarlo anche di corda naturale, una stecchetta in legno, io ce l'ho rossa ma potete dipingerla anche da voi di qualunque colore decidiate di fare la vostra lampada, della colla aceto vinilica, un barattolo che non usate più, io ho questo del caffè come vedete che userò come corpo della mia lampada, un apriscatole, ovviamente ci occorrerà anche una matita, un cutter, una lampadina di queste che proiettino la luce verso l'alto, queste sono delle lampadine a pressione, e poi il materiale della Bobanni. Quest'anno è uscita questa collezione bellissima del festeggiamenti celebrativa, diciamo così, tutte con i colori americani, tutta l'insegna della vecchia America, e io ho deciso di fare un motivo che è spesso riproposto in questa collezione, che altro non sono che i razzi per i fuochi d'artificio. Anche la nostra lampada sarà proprio a forma di razzo, quindi ci servirà uno di questi fogli di carta pergamenata da cui prendere un particolare per cui, col quale fare la finestrella da cui fuoriesce la luce. Una carta per il corpo del razzo, è stato difficilissimo scegliere, ci sono veramente tantissime fantasie e tutte le fantasie sono double face e una più bella dell'altra, guardate, ve le faccio vedere. Ve ne faccio vedere un po' anche per fare quadretti, insomma sono veramente veramente carinissime, quindi sceglierò tra queste due carte per rivestire il corpo del razzetto. Le stesse carte si trovano anche in blocchi più piccoli, quindi all'occorrenza potrò scegliere o da qua, non so ancora. Poi userò sempre della Bobanni degli abbellimenti, penso che userò questi cabochon glitterati ma poi sceglieremo insieme, e poi anche delle sagomine dei vari personaggi che fanno parte della collezione già ritagliate. Cominciamo subito! Come prima cosa prendo il mio barattolo, aprirò l'apertura e con la colla a caldo appiccico sulla base del mio tappo la lampada che ho rivestito con dello scotch card in modo da poterla rimuovere in qualunque momento senza che ci lasci la base della lampadina, così io stacco lo scotch card che poi strappo via e posso ricaricare le batterie, perché questa lampadina è a batterie. Capovolgo il mio barattolo, prendo l'apriscatole e pratico un foro nella parte superiore, come se aprissi una comune lattina.
Adesso svito, perché questo non mi serve, ma mi serve il corpo del mio barattolo. E allora, prendo la mia carta pergamenata e ritaglio questo rettangolo, che è quello che ho scelto come ornamento e anche finestrella luminosa della mia lampada. Posiziono la mia carta pergamenata, la metto abbastanza dritta, più dritta che posso, e segno i margini. Tracciati questi margini, io devo ricavare un quadratino leggermente più piccolo, perché da una parte devo avere lo spazio per far aderire questa carta, quindi deve appiccicarsi su qualcosa, che è il margine che mi rimane. Dall'altra devo avere una finestrella abbastanza ampia per far uscire un bel po' di luce. Quindi farò dei margini che siano mezzo centimetro più stretti della grandezza della figura, mezzo centimetro da ogni lato. E ora, con un cutter abbastanza robusto, pratico la fessurazione. Adesso prendiamo un po' di colla e molto semplicemente mettiamone un filo sui bordi. Quindi prendiamo l'immagine che vogliamo far aderire e posizioniamola. Io ho deciso di fare proprio queste linee di sbiego, proprio come nel razzo della Bobagni. Non avevo una carta rosso su rosso con linee e quindi ho preso questa a fascioni bianchi e rossi, che comunque è bellissima lo stesso. Adesso, con l'ausilio di un righello, prendo l'altezza, che è di 11 cm, segno il punto in cui, mettendo di sbiego il righello, e quindi faccio così, e prendo 7 cm da questo lato e 8 e 7 da quest'altro. Ora dovrei riportarmi le stesse misure in maniera speculare anche dall'altra parte, in modo da farmi venire la carta perfetta. Quindi 8 e 7 da questo lato, 7 cm da quest'altro, unisco i punti, voilà, e ho la fascetta dritta con cui arrotolare il corpo della mia lampada. E adesso ritagliamo il rettangolo che abbiamo creato. Al centro del nostro rettangolo, che abbiamo detto essere di 11 cm alto, proprio dobbiamo a un centimetro e 4 dalla sua altezza, che altri non è che il bordo più un po', dobbiamo ritagliare la finestrella. Quindi adesso cospargiamo con un po' di colla acetovinilica, ovviamente, tutti i bordi e tutta la superficie dove deve essere appiccicata la carta di rivestimento. Mettiamo ad asciugare la nostra lampada e occupiamoci della parte superiore sommitale del razzo. Su questa carta, invece, che sarà appunto la parte conica del nostro razzo, nella rovescia ho disegnato un cerchio di 24 cm, che voi non vedrete mai, ma adesso lo ritaglio così vi sarà subito più chiaro. E adesso pratico un taglio fino al centro. Con questo taglio mi permetterà di piegare. Se è troppo, ne tolgo uno spicchio. Con questo cerchio adesso posso piegare e creare la cupolina del razzo da mettere proprio sopra la lampada. E qui mi regolo sostanzialmente ad occhio, quindi stringo quanto penso sia più opportuno, quindi disegno la linea di arrivo. Voilà. E mi tengo larga di un po', di un centimetro e mezzo circa, e tolgo il disavanzo. Voilà. Ricordiamo che qui dal centro deve passare il bottoncino, quindi facciamo una scassatura un po' tonda. Voglio creare
una sorta di fuoco d'artificio tutto traforato, in modo che quando la lampada si accenderà, questo fuoco d'artificio verrà proiettato sul soffitto. Eh sì, vi sembrava che ci fermassimo a quel poco di roba? Assolutamente no. E naturalmente, ragazzi miei, si lavora dalla rovescia. E comincio ad incidere tutte queste fessurine. A questo punto posso incollare la punta del mio razzo. Sporco di colla la linguetta in eccesso. Ben bene. Punta di razzo fatta. Prendo una bottiglia, ne taglio il collo, taglio la mia bottiglia ed elimino anche la parte del collo della bottiglia, dell'imboccatura. Adesso prendo questo collo di bottiglia e lo taglio a fettine. Quindi prendo i miei smaltini e passo. A dipingere ogni singola striscetta. A questo punto, con un pochino di colla a caldo, nell'interno appiccichiamo i nostri pezzettini in modo da creare questo lavoro qua. E a giro giro alterniamo i colori. È giunto il momento di chiudere il nostro barattolo. Voilà! Prendiamo il nostro bastoncino e la punta del nostro razzetto e infilziamo. Ben bene, wow che bello, e infilziamo ben bene il nostro razzetto, quindi segniamo il punto in cui arriva. Prendo un tagliabalza, quindi dall'alto prendo la colla a caldo, bagno l'estremità, quella che ho tagliato proprio io, che essendo meno rifinita e anche più bruttarella, metto un bel puntone di colla a caldo e inserisco questo pezzo di legno proprio all'interno, al centro della nostra luce, così. Subito dopo, prima ancora di farla asciugare, ovviamente per farla rimanere dritta, inserisco il nostro razzo. Rendo definitivo il suo stare lì. E allora prendo un cabochon della linea Brazz di Bobbanni, è fatto così a chiodino e lo inserisco all'interno, però inserendolo ovviamente metto anche, non so se metterlo rosso o blu, che dite voi, metto anche un punto di colla a caldo per far fermare il tutto qui. Ok, adesso come vedete lui sta fermo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fissare sul bordo il nostro razzo, quindi con la colla a caldo sporchiamo di colla a caldo tutto il bordo, inseriamo il nostro razzetto all'interno, tac, e scendiamo più che possiamo. E adesso proseguo con qualche abbellimento. Ho ritagliato una coccardina da un tag adesivo che ho preso da questa pagina e la attacco come, e la metto come apice della mia, del mio razzo per rifinire il bordo superiore. Queste sono adesive e non hanno bisogno di altro. Adesso mettiamo qualche altro abbellimento, che dite? Per esempio questo bordino mi sembra un po' sguarnito da questa carta adesiva. Ci sono tantissimi bordini che possono fare al caso nostro. E voilà, anche la parte inferiore è guarnita. Adesso prendo da questa collezione di figure già ritagliate, prendo il bimbo che assomiglia tanto a mio figlio Potino, e quindi adesso piano piano ritaglio ben bene la sua figura. Ritagliato il bimbo ed il cerino, adesso posizioniamolo in maniera tale che sia lui ad accendere il fuoco d'artificio, ma che non oscuri nello stesso tempo la finestrella, quindi un po' più spostato sulla destra con tanta colla senza incollare i piedi, perché sennò non riuscireste più ad aprire la parte inferiore.
Ed eccolo qui, lui che accende i razzetti, pericolosissimo. E adesso concludo con ultimi abbellimenti che vado a posare qui nella calotta del razzetto. Una bellissima lampada che si illumina e rischiarerà le notti più profonde con fuochi d'artificio, regalando dei sogni allegri e spensierati ad ogni bimbo. Divertitevi a riproporla nelle forme che più vi piacciono e adesso vi lascio le foto per farvela vedere meglio. Questo poi basta svitarlo, la lampadina è intercambiabile. Ora non lo svito perché siccome devo fare le foto, non si sa mai, succede un incidente prima delle foto, ma tranquillamente se non incollate la parte inferiore del bimbo, questo può essere svitato e il perno esce e la lampadina può essere sostituita e le batterie possono essere sostituite quando si scaricheranno. A Enzo è piaciuto tantissimo, a me piace anche sia da spento che da acceso, come vedete. E vedete che rimane acceso, guardate, ve lo faccio vedere da vicino. Purtroppo le foto non rendono per quanto è bello dal vivo, lo so, me ne sto accorgendo, e anche in video i colori vengono un pochettino più spenti, ma credetemi, è davvero un tocco di allegria e spensieratezza nelle stanze dei nostri bambini. Io mi sto divertendo un sacco a provare questi materiali della Bobbannis e spero di farvi conoscere sempre nuovi materiali molto diversi da quelli che di solito vedete nel piano da lavoro di Arte per Te. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, scrappatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. E soprattutto, incontriamoci sempre qui per il prossimo video. Ringrazio la Bobbanni per questo materiale, ringrazio voi per avermi seguito e ci vediamo la prossima volta. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!